Sono Margaret Cittadino, segreteria funzione pubblica CGIL Sanità. Partecipo a questo incontro sia per una condivisione politica complessiva, sia perché la situazione della sanità per il mondo del lavoro, della sanità pubblica per il mondo del lavoro è diventata di una complessità e di una precarietà che non si sarebbe mai immaginato negli anni passati. Nell'ambito della sanità pubblica coesistono miriade di rapporti di lavoro completamente diversi l'uno dall'altro, con diversi livelli di precarizzazione e soprattutto comportano livelli di precarizzazione del servizio che offrono. Nell'ambito della sanità pubblica abbiamo infermieri e OSS assunti tramite le agenzie interinali, abbiamo appalto con cooperative nelle quali il costo del lavoro scende sempre di più, addirittura cooperative e imprese di subappalto per la pulizia nell'ambito dei posti di lavoro degli ospedali o dei distretti, vengono firmati contratti a 25 minuti al giorno per pulire spazi anche di 200-250 metri quadrati. Nella sanità pubblica si registra anche un'altra ennesima anomalia che è a danno del mondo del lavoro, con la motivazione del blocco delle assunzioni per risparmiare sempre sulla pelle degli utenti e dei lavoratori, invece si sprecano milioni e milioni di euro per turni aggiuntivi fatti fare ai medici che sono invece stabili e che hanno già stipendi abbastanza buoni, e straordinario per il personale di comparto che sottopone quest'ultimi a turni massacranti. Per quanto riguarda i turni aggiuntivi dei medici, tra l'ASL Salerno e l'azienda ospedaliera, quindi soltanto nel nostro territorio, vengono impiegati all'incirca i 20 milioni di euro, forse anche qualche milione e qualche centinaia di migliaia di euro in più. Con 20 milioni di euro si potrebbero assumere 500 giovani laureati medici, comprensive degli oneri sociali e degli oneri previdenziali. La stessa somma, 17 milioni di euro all'incirca, si spende per straordinario del personale di comparto. Con la stessa somma si potrebbero assumere 500 tra infermieri e altro personale di comparto, comprensivo degli oneri sociali e degli oneri previdenziali. Invece con questo spreco di soldi si arricchiscono sempre gli stessi, in particolare baroni medici. Non si dà qualità assistenziale, perché ci sono medici che con questo sistema lavorano circa 24 ore su 24, non si sviluppa il territorio e i nostri giovani, sia medici che altri laureati che infermieri, sono costretti ad emigrare. La Campania, la regione nella quale noi abitiamo, non solo è l'ultima del livello essenziale di assistenza fornita agli utenti, ma è la prima regione per disoccupazione specifica per medici, infermieri e altri laureati, fisioterapisti e ostetriche, che sono poi emigrano, sono costretti ad emigrare nelle regioni del nord, ma anche in Germania e in Inghilterra, e che sono costretti a diventare elemento di sostegno per i concorsi che si fanno nel nord, per cui teniamo le carovane di giovani disoccupati del sud, in particolare della regione Campania, che vanno in giro in tutte le procedure concorsuali, pagano le tasse concorsuali. Le poche procedure concorsuali che si fanno anche nel resto d'Italia servono per stabilizzare i precari di quel territorio e per assumere i disoccupati di quel territorio. Quindi il Mezzogiorno risulta doppiamente danneggiato da questo metodo, da queste misure che sono fatte contro il lavoro e contro il servizio che i lavoratori dovrebbero dare. In Regione Campania non esiste l'assistenza domiciliare, ma nei pochi territori dove ci sta è estremamente limitata. Non esiste casa della salute, non esistono le case del parto. Le donne della Regione Campania sono quelle che sono più danneggiate dai tagli e dalla politica che sta avendo sia il governo che la Regione Campania, per cui la speranza di vita delle donne campane è inferiore di 2 anni e mezzo rispetto alle donne degli altri territori. L'incidenza di patologie, di tumore a seno e anche ictus cerebrale colpisce molto di più le donne rispetto ai maschi, molto più le donne del sud rispetto alle donne del nord, e rispetto a questo quadro epidemiologico registriamo invece soltanto tagli di servizi e tagli di reparti.
Roberta Fantozzi, segreteria nazionale Rifondazione, responsabile economia e lavoro. E noi abbiamo fatto questa iniziativa perché pensiamo che ci sia evidentemente in questo paese un problema che dovrebbe essere in cima a tutte le discussioni politiche. Questo è un paese che ha sostanzialmente 6 milioni di disoccupati effettivi e in particolare al sud, diciamo, questa percentuale diventa ancora maggiore e fra i giovani il dato è drammatico. Noi pensiamo che per risolvere questo problema le misure che sono state assunte da questo governo, dal governo Renzi, siano misure sbagliate, perché il decreto lavoro approvato recentemente è un decreto lavoro che non fa altro che incrementare la precarietà. Sostanzialmente si stabilisce che per 3 anni si può assumere a termine senza necessità di una motivazione per assumere a termine, e sostanzialmente quello che succederà sarà la sostituzione del lavoro precario al lavoro a tempo indeterminato. È dimostrato che precarizzare il lavoro, renderlo più flessibile come viene detto, non è assolutamente una misura per costruire nuovi posti di lavoro, per rispondere alla disoccupazione, perché quello che succede è semplicemente che le aziende, diciamo, quando le cose vanno meglio assumono e poi dopo licenziano, ma non è un modo per sconfiggere la disoccupazione. Ormai ci sono dati, studi che lo dimostrano più che a sufficienza. Quindi noi la cosa che pensiamo è che sarebbe necessario fare un piano nazionale, un piano per il lavoro, analogamente a quello che fu fatto ad esempio negli Stati Uniti dopo la crisi del 29, in cui furono istituite delle agenzie nazionali che davano lavoro direttamente sulla base di una serie di progetti. E noi pensiamo che ci sarebbe, scegliendo, diciamo, prima di tutto l'obiettivo di un piano che sia insieme per il lavoro e per l'ambiente, per il lavoro e per la riconversione ecologica delle produzioni, si dovrebbe investire su questo con appunto la capacità di poter assumere giovani, donne, di poter dar risposta a questa grande quantità di disoccupazione, diciamo, che è insostenibile, lo dice anche l'Istat che è insostenibile. E pensiamo che accanto a questo andrebbero assunti provvedimenti contro la precarietà. Prima di tutto andrebbe stabilito un salario orario minimo, perché noi sappiamo che ci sono rapporti di lavoro, le collaborazioni coordinate e continuative, gli stage e il falso lavoro autonomo, che hanno redditi che sono redditi da fame, per cui bisognerebbe stabilire un minimo orario sotto il quale non si può andare, e anche, diciamo, un reddito minimo garantito per tutte le persone che sono disoccupate e che hanno determinati parametri di reddito. È possibile trovare le risorse per far questo? Sì, è possibile. È possibile se si fanno interventi, ad esempio, per una patrimoniale sulle grandi ricchezze, perché c'è una grande concentrazione di ricchezza anche in questo paese. È possibile tagliando le spese inutili, gli F-35, le spese militari, oppure le spese per le grandi opere come la TAV in Val di Susa, e se si rimettono in discussione le politiche europee, che purtroppo, diciamo, si fa un po' finta, Renzi fa un po' finta di rimettere in discussione, ma che in realtà, diciamo, impegnandosi tuttavia a rispettare tutti i parametri del fiscal compact, che stanno portando il paese in una crisi senza prospettive. Per cui la nostra idea, noi abbiamo presentato un piano per il lavoro, un articolato di legge addirittura, con tutte le misure molto precise che dovrebbero essere assunte, con un piano di fattibilità anche economica. Stiamo portando queste nostre proposte ovunque, con l'idea che si debba costruire insieme a questo progetto anche la capacità di mobilitazione necessaria perché, diciamo, l'agenda della politica cambi e ponga, lo ripeto, al primo posto l'obiettivo di sconfiggere la disoccupazione, perché un paese con 6 milioni di disoccupati che ha perso il 25% della propria capacità industriale non va da nessuna parte, e questo deve essere il primo obiettivo di qualsiasi forza politica. Credo che stasera sia stata una buona iniziativa. Mi auguro che non finisca qua, che abbia un prosieguo, e mi auguro, come diceva giustamente la compagna, che ci sia un tavolo permanente, proprio in virtù di tenere sempre accesa la fiammella di queste vertenze che ci sono in provincia di Salerno.
colgo l'occasione per salutare tutti i partecipanti. È stata una cosa secondo me molto costruttiva, una cosa di cui che sono rimasto entusiasta. Oggi 8 luglio abbiamo costruito questa iniziativa dal titolo Territori sudati, né sfruttati né disoccupati, una controinformazione e lotta a tempo indeterminato al Jobs Act. La razza dell'iniziativa sta in un momento in primis di formazione riguardante la nuova riforma del lavoro di Jobs Act, la seconda invece, il secondo obiettivo riguardante questa iniziativa sta nella costruzione di una rete di lotte al cui interno vi siano tutte le vertenze di lavoratori, di disoccupati, degli esodati, di coloro che attualmente non hanno più lavoro qui in provincia di Salerno, con la collaborazione dei precari, degli studenti e comunque dei non occupati né comunque inseriti all'interno di un discorso educazionale. Praticamente invitata all'iniziativa sono stati vari lavoratori di fabbriche o ex fabbriche della provincia di Salerno, ricordiamo la PAIF, l'ex Esochimica appartenente ad Avellino, però la maggior parte dei lavoratori della provincia di Salerno, e poi l'Essentra, Feltrona e l'Exa. Praticamente tutte queste fabbriche hanno un destino in comune e questi lavoratori hanno deciso di raggrupparsi sotto un'unica rete di solidarietà per avere anche la possibilità di costruzione di un futuro a lungo periodo dopo ormai la disoccupazione e l'espulsione dal processo produttivo di tali fabbriche. Siamo molto contenti come giovani comunisti e come partito della Rifondazione Comunista di essere stati promotori per la costruzione di una rete tanto importante per la nostra provincia in un momento in cui comunque vi è una disoccupazione molto elevata sul nostro territorio, a partire da quella disoccupazione giovanile che nel sud Italia, soprattutto in Campania, supera addirittura le vette del 51, mentre comunque la media nazionale sta sul 46%. Partiamo quindi da questa rete della solidarietà per lottare insieme, per informare e controinformare contro il Jobs Act e contro le politiche di austerity che si stanno perpetrando sul nostro futuro, precarizzando non solo il lavoro ma anche la nostra esistenza.